All'interno del sesto libro del De Bello Gallico, Cesare inserisce un excursus in cui parla delle divinità dei Galli. La divinità più importante del Pantheon gallico era sicuramente Mercurio, che era considerato non solo l'inventore di tutte le arti, ma anche una guida delle strade dei viaggi e che aveva pure un'influenza sul guadagno e sulla mercatura. Subito dopo di lui, in maniera subordinata, venivano Apollo e Minerva, rispettivamente considerati scacciatore del male e insegnanti dei principi e dei valori delle arti. Dopo questi altri due troviamo Giove e Marte. Giove, come tutti sappiamo, è il capo degli dei, mentre Marte era colui che presiedeva le guerre. A lui offrivano in voto tutto ciò che prendevano dalle vittorie dopo aver radunato in un unico luogo tutti gli animali che dovevano sacrificare. C'è però un dato anomalo. I nomi delle divinità sono riportati con un nome in latino, mentre i Galli erano una popolazione che non parlava questa lingua. Cesare decide di introdurre questo excursus all'interno del De Bello Gallico non solo per la ragione di dare credibilità e di far rientrare il suo commentario nel genere storiografico, ma anche per capire come agire per romanizzare le tribù galliche, quindi attuare il processo di assimilazione e di integrazione attraverso la conoscenza delle loro usanze sia religiose che culturali. A questo punto facciamo un approfondimento sul monoteismo e il politeismo. Dal punto di vista di Maurizio Bettini, la caratteristica principale delle religioni politeiste antiche era che due popoli con diverse divinità potevano associarli in base ai loro epiteti in comune, grazie alle quali era garantita anche l'integrazione tra più popoli. Ciò non è possibile nelle religioni attuali perché monoteiste e spesso nella storia riconosciute come autentiche. Ciò ha impedito non solo la mescolanza dei culti, ma ha anche originato guerre di natura religiosa.